Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come si incubano le uova di gallina. Qui una piccola incubatrice, il modello è la Lumia 8 del Laborotto e l'ho già usata altri anni e ora vi faccio vedere come si va ad incubare. Ci sono alcune regole da seguire. Quando si imposta l'incubatrice, la temperatura deve essere 37 gradi e mezzo e l'umidità deve essere per i primi 18 giorni il 50% circa, e invece gli ultimi 3 giorni, quindi dal 18esimo giorno al 21esimo giorno, l'umidità deve essere di 65-70%. Allora, qui abbiamo le nostre uova che sono del mio pollaio personale, poi l'incubatrice, il portauova dove andremo a sistemare le uova e il fondo, e questo andrà sistemato nel 18esimo giorno sotto le uova perché i pulcini non anneghino nell'acqua, molto semplicemente. Poi, insieme all'incubatrice, io ho comprato anche Sirio. Che cos'è Sirio? È praticamente un macchinino, un umidificatore, ecco il nome corretto, che serve per mantenere costante per tutta l'incubata l'umidità e si va a regolare in base all'umidità che andiamo ad impostare. Quindi partiamo, andiamo a posizionare il portauova, assicuriamoci che sia messo bene nella sua linguetta, che qua questo motore andrà a girarlo ogni tot minuti, adesso non mi ricordo esattamente quanti. Alcune piccole accortezze per avere un'incubata buona devono essere sicuramente le uova mantenute in un luogo fresco ma non freddo e neanche caldo, e le uova devono essere pulite. In caso abbiate delle uova sporche, si possono pulire appena prima di metterle nell'incubatrice. E una signora che conosciamo ci ha detto una particolare storiella, non so poi se sia vero, però ha detto che con lei funziona all'80% dei casi, che se vogliamo delle femmine, quindi delle galline, l'uovo deve essere arrotondato. Invece, se vogliamo dei maschi, deve essere un po' più a punta. Io voglio solo delle galline, quindi ho 8 uova e sono tutte tonde. Speriamo che sia vera quella leggenda. E niente, adesso noi posizioniamo le uova con la parte più a punta rispetto all'uovo, verso il basso, perché l'embrione, quando si andrà a formare, avrà più spazio, avrà più ossigeno, quindi se ne accumulerà di più di qua e riuscirà diciamo, ad avere più ossigeno, ecco, per respirare meglio. No, questo è il posizionamento delle uova, ve lo faccio vedere, tutte con la punta in giù, così. Ok. Adesso vi ho fatto vedere il posizionamento, però è consigliabile, prima di mettere le uova, di far scaldare l'incubatrice almeno una mezz'oretta e farla arrivare a temperatura. Mi sono dimenticato prima di dirvi che i primi 18 giorni va messa la temperatura a 37,5, poi i seguenti 3 giorni la temperatura va abbassata di 0,2 gradi, quindi 37,5, e aumentato l'umidità. Quindi noi adesso accendiamo l'incubatrice. Intanto ho già tolto le uova, sono stato velocissimo. La chiudiamo, colleghiamo il cavo della corrente, sentite che è partita, e colleghiamo sopra, qua dietro c'è uno spinotto, colleghiamo il motore del girauovo, che è questo qua. Servirà appunto per fare girare le uova durante l'incubata. Facciamo andare l'incubatrice a temperatura, la lasciamo per mezz'ora circa. Da qui si imposta la temperatura 37,7. Facciamo scaldare e con Sirio andiamo a sistemare qui, che sono i suoi attacchi per far entrare l'acqua. E Sirio come funziona? Praticamente adesso è spento e si va ad impostare l'umidità desiderata dal più e meno. Si attaccano i due attacchi, appunto, all'incubatrice, e lui con un sensore, che è questo, andrà messo all'interno dell'incubatrice, andrà a rilevare l'umidità
dell'incubatrice e andrà ad agire mettendo più o meno acqua. E dall'altra parte di Sirio abbiamo appunto il tubetto di pescaggio che va inserito in un bicchiere d'acqua dove volete, che andrà a prelevare l'acqua appunto per aumentare l'umidità. Allora, l'incubatrice ha raggiunto la temperatura di 37,7. Qua c'è l'umidificatore, che però quando andiamo a posizionare dentro le uova è consigliabile staccarlo, perché poi va a rilevare un'altra umidità. Qui abbiamo il bicchiere della Coca-Cola, non si può dire, non mi ha pagato Coca-Cola per dirlo. E niente, è un po' sporco di calcare perché ho l'acqua calcarea, e questo è il bicchiere che uso come umidificatore, cioè come riserva per l'umidificatore. E niente, adesso insieme alla mia ragazza che mi darà una mano andiamo a mettere dentro le uova. Il lavoro di mettere dentro le uova l'ho fatto fare a lei perché ha le mani più fini delle mie, perché io ho dei manoni che sono un orco. La temperatura si è abbassata e quindi adesso riaspettiamo di nuovo che vada sulla temperatura. L'umidificatore è spento e quando sarà a temperatura noi lo riaccenderemo, perché così l'umidità sarà perfetta. E noi ragazzi ci vediamo fra 21 giorni per vedere il risultato di questa incubatrice. Anzi, l'incubatrice la rivedremo fra 21 giorni. Noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché così rimarrete aggiornati su tutti i video che pubblicherò. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!